una piaga, un problema che spesso molti ci dicono: quanto conta Casaleggio all'interno del movimento? Così affrontiamo subito il problema che spesso ci chiedono la gente che non conosce, ovviamente, perché poi io vi racconto la mia esperienza diretta, poi insomma in parte vissuta con Roberto perché abbiamo fatto un percorso insieme, ma raccontiamo i fatti, quanto conta Casaleggio e quanto contiamo noi all'interno di questa esperienza che è maturata in questi anni. Il problema di Gianroberto Casaleggio è che comunque è collegato alla JP Morgan e ha una struttura finanziaria molto potente. È chiaro che sto scherzando. Sembra serio, eh? Ragazzi, siamo manipolati, no? È massone. Che serietà, eh? Mi sta proprio a tremare. Io allora su, vabbè, se le poi facciamo, no, non fare battute sulla vigilanza, allora attenti al lo posso dire, posso fare il testimone sull'esperienza pratica di tutti questi anni, poi andiamo a parlare anche di altre cose, però sull'esperienza pratica noi abbiamo fatto la lista alle elezioni regionali, tutta la campagna. A quell'epoca c'era anche la lista a Pomigliano d'Arco. Abbiamo fatto la lista alle comunali di Napoli e non c'è stata mai, in nessun momento, un'ingerenza minima sulla scelta dei candidati, sulla scrittura del programma. Niente. Cioè, molto spesso c'era quasi una cosa opposta, che molti ragazzi, cittadini che venivano alle riunioni, volevano anche più consigli da Gianroberto, o volevano dire: guarda, io vorrei fare così, tu vorresti fare così. Quello che sempre è arrivato da Casaleggio è stato il fatto: dovete decidere voi le cose, io sto cercando solamente di mettere a disposizione insieme a Beppe uno strumento e io posso essere garante di questo strumento e quindi controllo che chi candidate non sono cittadini che hanno procedimento penale in corso, hanno condanne in via definitiva, che magari che gli altri due punti quali sono? Quindi, quali sono gli altri due punti? Sì, che sono, che vivono nel luogo e che conoscono le problematiche del luogo in cui vivono. Terza, e devono posare il malloppo chiaramente, cioè, ovvero noi non prendiamo i rimborsi elettorali, al Parlamento ci diminuiamo, questo poi ne parleremo, però c'è un'altra, erano tre, la fedina penale pulita e due mandati e non essere iscritto a nessun altro partito. Controllate queste tre cose, si aveva la certificazione. E l'unica interazione che noi abbiamo sempre avuto è rispetto all'integrazione, alla certificazione. Quindi mandi tutta la certificazione al blog di Beppe Grillo e loro ti rispondono: ok, puoi avere l'uso del simbolo per le elezioni. Ma poi faccio un esempio su tutti, anche l'organizzazione del giorno del rifiuto, quella lì che facemmo a Napoli, dove vennero moltissime persone, 30.000 persone in piazza, 12 ore di spettacolo con musica e di scienziati che parlavano dei rifiuti, massimi esperti, venne Franca Rame, ma tantissimi massimi esperti proprio sulla situazione mondiale dei rifiuti, Paul Connett e così via, e quello fu uno dei documenti più avanzati che produsse la campagna sui rifiuti. Denunciamo tutto per 12 ore da quel palco, da mezzogiorno a mezzanotte, con le organizzazioni dal basso, meglio riuscite a credere nella storia della regione Campania. In 29 giorni raccogliemo 7.000 euro online e li spendemmo tutti per far sì che quel palco avesse forza, per portare le persone a Napoli, e fu qualcosa di straordinario. E lì noi dicemmo: organizziamo il giorno del rifiuto, Beppe, puoi venire per favore anche tu, ti va? Sì, e mise a disposizione lui stesso, mise a disposizione il blog. Cioè, le buone idee vanno, e anche Beppe e Casaleggio alla fine che cosa fanno? Mettono a disposizione quello che conoscono, quello che sono, come ognuno di noi. Ed è in questo senso che ognuno vale uno, cioè ognuno. Quello perché io veramente amo questo movimento, perché questo movimento è quello che noi mettiamo. Se noi mettiamo odio, bruttezza,
poca solidarietà. Questo movimento sarà questo, e quindi sarà un'altra cosa e lo vediamo. Se noi ci mettiamo invece la voglia, la passione, la competenza, l'onestà, il pezzettino di tempo di ognuno che può dedicare alla propria società e al bene comune, questo movimento cresce ogni volta di più e non ci saranno 10, 15, 100 persone che lo portano avanti, ma sarà un'intera comunità. E quando una comunità porta avanti questo progetto fortunatamente è destinato a morire, perché la comunità si è risollevata, si è riappropriata delle istituzioni, si è appropriata del proprio modo di gestire il tempo, la propria felicità, le proprie risorse che sono di tutti. Questo è un movimento a tempo determinato, deve espletare la sua funzione e poi chiudere, perché quando avrà chiuso noi saremo sicuramente una società migliore, dove faremo ogni cosa in un altro modo. E quindi Beppe e Casaleggio mettono quello che la loro intelligenza, la loro conoscenza, la loro professionalità e il loro tempo, come ho fatto io, come ha fatto Nicola, come ha fatto Giovanni, come ha fatto Luigi e come avete fatto tantissimi di voi. Questo è, questo movimento è quello che noi mettiamo. Noi abbiamo uno statuto nel quale diciamo che siamo uno strumento di rappresentanza attraverso il quale il cittadino porta le sue istanze attraverso noi, attraverso la rete, all'interno delle istituzioni. Ecco, una delle osservazioni che faceva Flores, se tu nota che dicevo prima, è che questo in parte non avviene, nel senso oggi il cittadino come può portare la sua voce all'interno delle istituzioni? Io facevo notare, risposto, ma mi spiace che non c'è qua, ma noi ci stiamo dotando di uno strumento di partecipazione molto importante e innovativo. È uno strumento che è possibile oggi realizzarlo tramite internet, altrimenti ciò sarebbe stato un po' difficile da realizzare, cioè la possibilità attraverso un portale internet di intervenire direttamente per i cittadini nella stesura di una proposta di legge. Allora io vorrei che Nicola ci raccontasse questo meccanismo e soprattutto poi come avvengono questi rapporti, anche se so che siamo in una fase ancora sperimentale di questa esperienza. Intanto buonasera a tutti e nuovamente grazie per essere qua. Al 100% quanto ha detto Roberto è assolutamente condiviso, oltre che condivisibile da sottoscritto, penso da tutti. Ed è proprio in quest'ottica che va inteso il suggerimento che Giovanni ci proponeva. E cerco di darvi il significato di questa rivoluzione che il movimento sta portando con una narrazione, con una storia che nasce da un vissuto e che poi tutti quanti possiamo intendere. In questi mesi mi è capitato di essere appunto senatore, cittadino eletto in Senato, membro della Commissione Affari Costituzionali, che forse è la commissione più importante fra le 14 commissioni permanenti. Benissimo. Quando si lavorava in commissione c'era immediatamente la percezione dell'importanza del provvedimento cui si stava lavorando dal numero di persone che ci attendevano all'uscita della commissione. Se stai lavorando su un provvedimento irrilevante, secondario, relativo, tu esci e non c'è nessuno. Se invece lavori, mi pare che il numero fosse il 1015, un decreto inerente alla semplificazione della pubblica amministrazione e così via, quindi si toccano interessi consolidati forti e soprattutto si discute di tanti soldini, perché poi la politica molto spesso si interessa dei soldini, prima di entrare e quando esci trovi la folla. Ora, c'è certamente uno stuolo importante di giornalisti, ma già questo di per sé rappresenta uno strumento, una sorta di termometro per capire quale sia il livello dell'attenzione verso quel provvedimento, ma ci sono anche tanti e tanti altri che sono i cosiddetti lobbisti, figure non mitologiche ma reali, in carne ed ossa, che ti avvicinano, ti prendono sotto braccio: senatore, allora quell'emendamento e quel subemendamento, ma per i sovrintendenti di polizia, insomma tutte le domande di questo mondo
hanno una loro legittimazione allora quando c'è il lobbista che può immediatamente fermarti, aver ragione, domandare, ti mette proprio in mano il provvedimento, l'emendamento già stampato, chi è rappresentante della Coldiretti, chi è rappresentante dell'ISVAP. Però chi sono questi lobbisti? Sì, sono persone in carne ed ossa, ma sono persone in carne ed ossa che hanno l'accesso ai palazzi e che magari hanno anche il numero di telefono di Luigi Di Maio, di Nicola Morra, di Roberto Fico, comunque di quei 315, 630 alla Camera che in qualche modo sono eletti, e tutti gli altri. Perché se vera democrazia è uno vale uno, in una prospettiva d'uguaglianza, noi abbiamo una discriminazione formidabile fra chi riesce ad avere qualcuno che rappresenta nei palazzi i propri interessi e chi invece questa possibilità non ce l'ha. Con il cosiddetto portale, perché poi in realtà si tratta di applicazioni, come Gian Roberto insiste a ripetere, perché sono ancora delle applicazioni e ci si sta lavorando, perché è giusto che ci sia questo lavorio continuo affinché in maniera collaborativa e propositiva tutti quanti ci si senta in diritto e in dovere di dare quei consigli, quei suggerimenti pratici per poter far affinare questi strumenti informatici. Grazie a queste applicazioni adesso chiunque, anche il comune mortale non eletto al Senato, Emilio Morra, il mio primogenito, ma lasciamo stare Emilio Morra perché meno male è comunque il figlio di un eletto, insomma anche chiunque, iscrivendosi al blog e ricevendo la password, può diventare portatore di legittimi interessi atti a rappresentare se stesso e quelli che gli danno in qualche misura consenso grazie al dibattito che si sviluppa sulla rete. Se poi questo dibattito vede numerosi consensi, significativi consensi attorno a quella proposta emendativa, attorno a quel rilievo critico, tutto questo che può essere appunto quantizzato, misurato, valutato, diventa per noi del movimento un obbligo, perché noi siamo là non per rappresentare noi stessi o le nostre tasche o le tasche dei nostri sodali, noi siamo là a rappresentare tutti quanti noi. E allora in questo modo si abbatte una barriera che innanzitutto è fisica ma soprattutto è politico-ontologica, per cui c'era chi poteva e chi no. E anzi, qualcuno si ricorderà una famosa battuta degli anni Ottanta, ma non soltanto, e io può. Qua a questo punto tutti possiamo effettivamente, sempre che, come diceva Roberto, lo si voglia, tutti possiamo dire la nostra. Io sto invitando, ad esempio, laureandi in giurisprudenza, in scienze politiche o laureati in queste discipline, anche che non siano elettori o attivisti o simpatizzanti, andate, iscrivetevi, è semplicemente un foro in virtù del quale ci si può scambiare pareri, opinioni e si può intervenire nel processo di legificazione, del proprio paese. Questo è qualcosa di straordinario, è qualcosa che nella polis greca e poi successivamente in tutte quelle altre esperienze di democrazia diretta che abbiamo avuto nella nostra storia passata, e per esempio mi riferisco a qualche esperienza legata alla vicenda dei comuni, perché i comuni sono nati attraverso una definizione che veniva ripresa dai giuristi, fecerunt commune, questa era la formula, e comune in qualche modo anche acusticamente rinvia la parola comunità, beni comuni e via dicendo. Benissimo, in virtù di questa prospettiva anche il cittadino che non conosce, non si identifica, non si attesta sulle posizioni del movimento è dal movimento attraverso il blog messo nella condizione di poter far arrivare al palazzo il proprio pensiero. Ditemi voi se questa non è democrazia.
Questo è un aspetto fondamentale, importante. Visionare, che prima era nelle mani di pochi, e in qualche modo, con tutti i limiti che può avere questo processo, ma prendiamo questo potere decisionale e stiamo cercando di distribuirlo all'interno della collettività. Ed è un potere che nel momento in cui viene distribuito non è più soggetto a quello che Nicola diceva prima, che è l'influenza delle lobby. Perché quando sono i cittadini, perché la distribuzione è diffusa, e quindi oggi abbiamo uno strumento che questo ci consente di fare, che è la rete, quindi diffondere alla cittadinanza questo potere di decidere, perché ognuno di noi ha questa autonomia di intervenire, sottraiamo questo potere fondamentale a quelle persone che in questi anni ci hanno condizionato per interesse, perché a quel punto gli interessi li facciamo noi direttamente. E questo bisogna riconoscere che è una rivoluzione mondiale, come è stata definita. È chiaro che non abbiamo ancora un processo ben avviato, perché è una cosa che sta nascendo adesso e che ovviamente riscontra anche grosse difficoltà organizzative, come potete ben immaginare. Ma l'idea che noi dobbiamo incominciare a metabolizzare è questa, è semplicissima: distribuire il potere di scegliere, il potere di decidere, non nelle mani di pochi, ma nelle mani di tanti. Questo lo possiamo fare oggi attraverso internet, che è la grande rivoluzione, ma soprattutto attraverso chi, come noi e come Beppe Grillo, ha capito che questo oggi può avvenire. Questa è la cosa fondamentale. Io a Luigi invece vorrei chiedere come questo processo anche di partecipazione interna al movimento, visto che noi una delle cose che diciamo è che non siamo un partito, non siamo un'organizzazione, perché poi le due cose, quelle che diciamo prima, potere di decidere e forme organizzative, vanno di pari passo, perché nella nostra società viviamo un modello strutturale organizzativo di tipo piramidale, dove le decisioni tendono necessariamente a essere racchiuse nelle mani di pochi. Allora, se noi invece diciamo che questo potere di decisione deve essere distribuito anche all'interno, perché poi queste forme di democrazia e di partecipazione non si rivolgono solo all'esterno verso i cittadini, ma anche verso chi in qualche modo, come noi attivisti, decidono di partecipare. Allora, spesso ci dicono: ma voi siete un partito? Io dico: no, non siamo un partito. La differenza, una delle differenze fondamentali, è che non abbiamo una struttura gerarchica. Ecco, allora, vogliamo spiegare che nonostante non ci sia una struttura gerarchica, questa esperienza di partecipazione sta riscuotendo successo, e comunque non è un'esperienza che, come dire, inciampa, ma è un'esperienza che produce qualcosa. Sì, buonasera a tutti, prima di tutto, e grazie di essere qui anche da parte mia. Questa domanda secondo me trova risposta prima di tutto in dei dati. I dati poi sono quelli che secondo me fanno la differenza sempre, e io quando sento la storia del meetup di Napoli da Roberto Finco mi rendo conto di quanto ci vorrà ancora per raggiungere l'obiettivo con questo movimento, perché è un cammino lento ma inesorabile. Chi alle ultime elezioni poi voleva trovare la scorciatoia per arrivare subito al governo, oppure chi voleva in qualche modo alle amministrative farsi i conti sui, voti delle nazionali e dire vabbè adesso faccio il sindaco e mi butto nella lista, è rimasto deluso, perché questo non è un processo che si basa su cogliere l'attimo. Questo è un processo che esiste al di là di come vanno le cose, vanno bene, vanno male, questa è una cosa fondamentale, ed è altrettanto importante ricordarsi che se Roberto Fico per esempio a Napoli voleva scassare subito, si buttava con quello che voleva scassare tutto e aveva già scassato prima di vincere le elezioni, e poi ha scassato Napoli praticamente, lo sappiamo benissimo chi è. Quindi invece noi stiamo continuando a portare avanti quel progetto, e chi ha trovato le scorciatoie è vittima delle sue stesse scorciatoie. I dati principali su questo cammino di partecipazione secondo me passano per tre fondamentali luoghi, diciamo così. Uno è l'ultimo video, domenica a Genova. La cosa più bella di domenica, per quanto mi riguarda, è stato incontrare centinaia di migliaia di cittadini
che venivano a dirmi cosa stavamo facendo in Parlamento, i numeri degli emendamenti, i numeri dei decreti, sapevano i regolamenti della Camera. C'erano le signore di 60-70 anni che mi dicevano: io quando stiro c'ho l'iPad e mi guardo la diretta della Camera dei Deputati. Questo è un processo di indotto di partecipazione che va anche oltre i meetup, va oltre anche i gruppi del movimento, che a loro volta si stanno trasformando. Secondo me anche i meetup si stanno trasformando, perché molte delle persone che prima facevano tutto in gruppo adesso si stanno spostando su singoli temi, e magari da cittadini che hanno preso esempio da questa esperienza del movimento stanno portando avanti un tema con un piccolo comitato oppure con un gruppo di lavoro, e magari molti non si conoscono neanche, ma stanno portando la filosofia del movimento, esplodendo oltre il meetup per chi ci stava dentro, oppure facendolo fuori dai meetup. E questo per me è ancora più bello, perché noi abbiamo sempre detto che dobbiamo raggiungere il 100% dei cittadini, no? Significa non prendere il 100% dei seggi in Parlamento, ma significa portare il 100% di consapevolezza nelle persone, e quindi anche in Parlamento, anche nelle istituzioni, perché si innesca anche quel processo che porta alla democrazia diretta, ai referendum, ai nostri grandi temi. Abbiamo sempre detto che arrivavamo lì per spostare le decisioni fuori da lì e portarle tra i cittadini con strumenti che non passano necessariamente per la rete, ma passano per tanti strumenti di diritto, come i referendum, come abbiamo detto, il recall che mette in discussione gli eletti e così via. Poi un altro dato è la piattaforma. Non è stato detto da Nicola prima, ma tenete presente che oggi la piattaforma conta 500.000 iscritti con carta d'identità, e di questi 500.000, 90.000, 100.000 sono stati abilitati. Perché non sono stati abilitati ancora tutti? Perché si stanno digerendo piano piano. Tenete presente che 500.000 in 3 anni sono un numero enorme, se pensate che a ste primarie farsa del PD, se tutto va bene, vanno a votare 1,5 milioni di persone. Questo è un PD che viene dal DS, dal PCI, viene da una storia decennale, secolare si può dire, e noi in 3 anni abbiamo portato 500.000 persone su una piattaforma, motivate, che si iscrivono e che adesso man mano decideranno quasi su tutto in questo movimento, e ovviamente si possono aggiungere sempre di più, sempre più persone. Noi stiamo portando avanti i 20 punti, ma fuori dai 20 punti, un po' alla volta, cominceremo a far decidere sempre di più la piattaforma. Certo, siamo in una fase transitoria, perché? Perché se tu prendi la piattaforma adesso e la apri a tutti i temi, noi non siamo in grado di gestire un flusso di centinaia, di migliaia di proposte da votare e da emendare. Non ne siamo ancora in grado, perché anche le persone che usano la piattaforma devono imparare ad utilizzarla in maniera razionale, in maniera anche abbastanza semplice, senza esagerare. E questo adesso l'abbiamo sperimentato ed è andata benissimo sulla legge per l'abolizione e il finanziamento pubblico all'editoria. Ci sono arrivati 1000 emendamenti, una cosa del genere. I ragazzi della Commissione Cultura si sono riuniti, hanno visto gli emendamenti, li hanno analizzati, e adesso saprete anche quali sono stati pubblicati e quali invece entravano in conflitto magari con i regolamenti della Camera e quindi non erano ammissibili, quali erano in conflitto col testo di legge. Ma questo è un procedimento fantastico se lo vediamo dal punto di vista dei numeri, perché in qualcosa come 20 giorni arrivano 1000 emendamenti, e 1000 emendamenti anche quasi tutti abbastanza razionali, abbastanza specifici, che venivano da persone che conoscevano questo processo. E questa è una rivoluzione: abbiamo reso legislatore qualsiasi cittadino, abbiamo dato il potere legislativo nelle mani di qualsiasi cittadino. Qual è la differenza su questi dati? Che noi un po' alla volta lo stiamo facendo con prudenza per farlo funzionare. Due mesi fa il PD ha lanciato una sua piattaforma che è ferma lì, non la usa nessuno, perché è semplicemente uno spot, non hanno nessuna intenzione di far decidere ai loro tesserati o ai loro elettori, qualora volessero, di fargli decidere qualcosa su dei temi. Questo non esiste. E poi a questo si aggiunge l'ultimo dato: siamo la forza politica con il più alto numero di atti parlamentari di sindacato ispettivo. Che significa? Cioè interrogazioni, tutte le risoluzioni in commissione, interrogazioni ai ministri, da dove vengono? Vengono da voi, vengono da tutti i cittadini che ci contattano e ci presentano dei problemi.
Qui in Campania stiamo cercando di ottimizzare questo processo, perché all'inizio si era innescato questo meccanismo e chiunque aveva il mio numero di telefono di Roberto ci chiamava, dobbiamo fare questa interrogazione. Poi mi chiamava un altro, lo stesso meetup, e mi diceva dobbiamo fare quest'altra interrogazione. Allora a Santa Maria la Carità, non meno di 10 giorni fa, si è fatta un primo esperimento, che è stato l'incontro, il recepire le istanze dei cittadini, dei meetup, da parte dei parlamentari. Ci siamo incontrati nell'aula consiliare, le persone esponevano in 10 minuti la loro proposta, l'abbiamo recepita, l'abbiamo portata in Parlamento e ci siamo dati appuntamento a tra un mese. Tra un mese ci rivedremo, avremmo rendicontato quello che abbiamo fatto sulle proposte recepite e allo stesso tempo ne prendiamo delle altre per portarle di nuovo in Parlamento. Questo permette a noi di lavorare più serenamente perché ragioniamo nell'arco di un mese e quindi riusciamo a metabolizzare le vostre proposte, e dall'altro permette a tutti l'accesso a questa possibilità, fermo restando che quando l'applicazione sarà pronta del tutto, cioè sarà andata a regime, avrà finito il rodaggio, l'avremo sperimentata, questa è una cosa che supereremo anche in Campania, perché sarà molto più semplice fare tutto, potrete votare, ci sarà una percentuale di voto oltre la quale si potrà presentare in aula, ma è un processo lento che magari non riguarda per forza neanche questa legislatura. È un processo che stiamo collaudando, si sta collaudando sul campo. Chi fa questo lavoro? Beh, questo lavoro di collaudo, di studio di come si comporta la piattaforma e così via, da una parte la fanno i parlamentari che dicono a Beppe e Gianroberto Casaleggio quali sono le nostre esigenze per metterci in condizione di recepire le vostre istanze, ma dall'altro il grande lavoro in questo momento lo stanno facendo Beppe e Gianroberto senza chiedere niente ai parlamentari. Tenete presente che noi da quando siamo arrivati in Parlamento abbiamo assunto personale nei gruppi legislativi, nei gruppi amministrativi, abbiamo lavorato, abbiamo messo su un ufficio comunicazione, ognuno di noi ha i collaboratori, ma mai che uno di loro ci avesse chiamato, ci avesse detto guarda devi assumere questo, devi assumere quest'altro. Questa è una cosa che è fantastica, perché in un partito o in un movimento con diciamo anche obiettivi abbastanza bassi era la prima cosa che accadeva, ci arrivava la telefonata e diceva tu piazzi questo qua e questo qua, e finiva, era finita già, perché avevi messo persone che non avevi scelto con un colloquio, e tutto è avvenuto grazie a un gruppo di lavoro, eravamo io, Roberto e tanti altri parlamentari che la prima volta che siamo arrivati in Parlamento abbiamo detto la prima cosa che dobbiamo fare è un gruppo di lavoro per assumere il personale. Eravamo in 10, in 20, ci vedevamo alle 7 di mattina nell'ex commissione agricoltura alla Camera, cominciavamo questi colloqui col personale che duravano giornate intere fino alla sera, e un po' alla volta assumavamo persone, arrivavano i curriculum, arrivarono 27.000 curriculum nel giro di 10 giorni da tutta Italia, e quei curriculum li analizzammo, ogni deputato 300 curriculum si doveva analizzare, li doveva verificare e doveva fare delle proposte. Fu un lavoro fatto tutto in autonomia, come una comunità che si forma la prima volta e si dà anche le prime regole base, quelle là più grezze, per cominciare a costruire. Oggi abbiamo un gruppo un ufficio legislativo, un ufficio amministrativo, un ufficio comunicazione, ognuno di noi lavora nella propria commissione, Roberto ha creato il suo staff nella sua commissione, tutte persone che sono state selezionate semplicemente in base a quello che ci serviva, non per una telefonata o per una raccomandazione, e questa è la cosa più bella, è la vittoria, la prima vittoria che potessimo avere. Quindi per concludere su questo fatto della partecipazione, del processo di partecipazione, i numeri secondo me parlano chiaro. Noi stiamo facendo una rivoluzione coinvolgendo grandi masse di persone che sia attraverso la rete, sia de visu, attraverso incontri reali, hanno la possibilità di interfacciarsi con parlamentari, portavoce, che hanno una sola consapevolezza. Quello che hanno trovato loro quando erano cittadini. A noi ci sono state sempre chiuse le porte in faccia, quando facevamo gli attivisti, quando portavamo i progetti ai comuni, alle regioni, ce le hanno sempre chiuse in faccia, e l'unica cosa che non dobbiamo fare noi è chiudere in faccia le porte ai cittadini che vengono a chiederci, a portarci delle istanze, altrimenti falliamo anche noi e siamo fallibili, quindi dobbiamo stare sempre attenti e voi dovete essere sempre lì a controllarci e a farcelo notare. Grazie. Thank you.